un'occasione unica, Teresa. Il dottor Salsa è un grosso editore e ha detto che gli piacciono i miei disegni. È l'occasione della mia vita. Se lavorassi per lui potrei anche aspirare a vincere il premio internazionale del fumetto. Dobbiamo farcela. Sì, ma come? Mi hai detto che quell'uomo ama i cani. Non possiamo mentire e dirgli che ne abbiamo uno, ti pare? Ma come, cara? Io l'ho già fatto. Per compiacerlo gli ho detto che abbiamo un cane. Lui ci tiene così tanto. Ma bravo! Hai tradito il nostro Michael solo perché un editore importante ama i cani. Ma cara, l'ho fatto per la carriera. Lui poi non solo ama i cani, ma odia anche i gatti. Oh, perfetto! E adesso come facciamo? Lui sarà qui da un momento all'altro. Già è un problema. E pensare che basterebbe che il nostro Michael fosse un cane. Ho trovato che idea brillante. Ah, quando fai così mi fai paura. Arturo è un cane. E sarebbe questa l'idea brillante? Arturo farà finta di essere il nostro cane, che ne dici? Arturo, il nostro cane, potrebbe funzionare. Sì, ma Michael dove lo mettiamo? Mentre l'editore sarà nostro ospite qui, lo terranno i nostri vicini. È un piano geniale, ora non ci resta che attuarlo. Io vado da Luisa a chiedere se ci può prestare Arturo. Il piano va a gonfie vele, io resto a casa e mi occupo del resto. Vai, svelta! Pazienza, Michael, avanti andiamo. Oh, con Luisa ti troverai benissimo, ti adoro. Al lavoro bisogna togliere dalla casa qualsiasi traccia di gatto. I giocattoli di Michael, le scatolette di cibo per gatti, le riviste sui gatti, questo calendario. Tutto sistemato. Arturo, guarda un po' chi c'è, lo zietto Olivieruccio. Guida, bravo bel cagnolone, guida, bravo. Hai portato tutto? Perfetto, qui sta proprio bene. Mangia, Arturo, questa è la tua pappa. Non fare complimenti, è buonissima. Se ti comporterai da bravo cane, dopo ti darò una bella bistecca. Allora, che ne dici? Mi raccomando, non dimenticarti. Noi andiamo pazzi per i cani, non ti tradire. Agli ordini, cani. Sono il dottor Salsa. La stavamo aspettando, si accomodi, Oliviero in salotto. Tesoro, il dottor Salsa è arrivato. E lei vada pure, io vi raggiungo tra un attimo. Grazie, con permesso. E faccio così per allenarmi, sono sempre seduta. Meno male che Oliviero aveva fatto sparire tutto. Ah, dottor Salsa, che piacere averla qui. E questo sarebbe il suo cane. Si chiama Arturo, le piace? Beh, sì, abbastanza, me l'aspettavo un po' diverso, ma... No, ma sa fare un sacco di cose, adesso le faccio vedere. E forza Arturo, salute il signore su. Ma lo lasci perdere, in fondo è normale, io sono un estraneo per lui. Ah, però gli piace tanto, ne sono sicuro. Bene, ma ora parliamo di lavoro. Andiamo nel mio studio. Meno male, è finito il primo round. Io conto molto su di lei, sa? La sua fiducia mi onora, grazie. Ma perché non brindiamo al nostro futuro? Il suo bicchiere è pieno. Buona idea, alla nostra allora. Assaggi lo spumante, dottor Salsa, è ottimo. Ma che succede, caro? Sei impazzito? Non per il momento, almeno. Della birra, gliene vado a prendere un po'. Oliviero, sua moglie è una donna simpatica e sempre di buon umore. Ride per i miei fumetti, però ci arriva dopo un po'. E questo che cos'è? Un ciuffo di peli di Michael. No, no, deve essere un pezzo di stoffa, Teresa, la lascia sempre in giro. È una tale disordinata. Stoffa, ma a me pare... Arturo è un cane davvero favoloso, l'ho addestrato io. Arturo, vai a farti dare l'osso dal dottor Salsa. Su. I cani sono creature meravigliose. Ma che cosa sta facendo? Perché si è arrabbiato? Lui alle 4 fa sempre così, è un'abitudine. Ah sì, che cane strano. Le ho portato birra e salatini. È una bionda speciale, gliene verso un po', dottore. Grazie. Sì, arrivo subito. Un gatto? Oh, perché è venuta qui? Beh, vede, ho dato la pappa a Michael e lui non l'ha mangiata, tutto qui. E volevo soltanto sapere da lei come potevo fare. Non potremmo parlarne un altro momento, Michael, non farlo, torna qui! Arturo, fa vedere al signore qualche esercizio, ricorda la bistecca. Un gatto!
Oh no, Michael! Lei lo conosce? Mi stia a sentire, io non conosco questo gatto. Io odio i gatti, come posso conoscerne uno? Vuol farmi passare per un idiota, quel gatto è suo! C'è un malinteso, lasci che le spieghi, io... Sto aspettando! Ma lei mi interrompe sempre, aspetti! Non c'è niente da spiegare, tutto chiaro! La prego, non faccia così! Toglietemelo! Povero me, sono rovinato! Stanno cantando gli angeli, sono arrivato in paradiso.